Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono T ed oggi vi do il benvenuto sul nuovo video canale che ho fatto, insomma. Cioè non è proprio nuovo, però non è nuovo. Allora ragazzi, mi immagino che l'abbiate capito, è un riferimento, una parodia, non so come la volete chiamare, al parodia di Lolbit. Cioè ci può stare, insomma. Mi immagino che l'abbiate capito, è un riferimento al mio mento, perché insomma sono molto simili. Allora ragazzi, non so se avete visto, ma adesso tutte le playlist che c'erano sono playlist. Io considero 7 quelle principali. Allora abbiamo quella dei vlog, quella di FNAF, quella degli SCP, quella delle creepypasta, quella di FNAF, quella di FNAF GP, quella dei vlog, le creepypasta, le serie di SFM, i vlog, le playlist, FNAF, le creepypasta, quelle che facevo tempo fa che adesso non faccio più. FNAF. Poi abbiamo le creepypasta, belle copie, brutte copie, quella di fuck FNAF, quella di bordelli. E sono state rimpiazzate da solamente 7 playlist. In realtà sono 7, però vabbè. Allora ragazzi, quindi i titoli li ho trovati, cioè, ci è voluto del tempo per trovarli ragazzi, ve lo posso assicurare. Allora, per la saga dei vlog creepypasta, il titolo è Tu con Tu, perché ci sta, no? Mi piace anche il suono della serie, perché Tu con Tu, no? Ci sta, no? La serie degli SCP l'ho chiamata semplicemente la FONOF, perché la FONOF è quella che FONOF. La saga delle serie morte l'ho chiamata gli albori di perché era all'inizio del canale, ovviamente, quindi ci sta. Poi, le due serie morte staccate, che quindi sono serie morte che io considero principali, ma ho fatto una playlist a parte perché secondo me ci stava, sono quella di Undercraft e quella di Mindtale. E così parlo FNAF, il personaggio principale che si chiama FNAF, non cacca mai. Allora ragazzi, forse molti non l'hanno ancora compreso appieno, FNAF oramai è morto, insomma, già nell'800. Fa ridere se ci si pensa su così. Quindi sono andato ragazzi a cercare sinonimi di divertirsi su internet e ho trovato sta pagina che mi diceva: allora guarda, i sinonimi di divertirsi sono scorcarsi. Che cos'è sta parola? Non pensavo neanche che esistesse, no? L'ho presa e l'ho messa come titolo, ragazzi, e secondo me ci sta. C'è un significato. L'ultima serie, ragazzi, della quale vi racconto il titolo, è la serie di SFM Maschera. Allora, per quale motivo si può fare qualsiasi cosa uno vuole fare, praticamente è possibile riprodursi come SFM. Si fa fuoriuscire la fantasia. Comunque in tema FNAF, per la maggior parte delle volte, dobbiamo sopravvivere. Cioè, ci può stare, insomma. Allora, una settimana è divisa in una settimana, si sa. Quindi volevo fare un giorno no, un giorno no, quindi un giorno non c'è. Il video un giorno non c'è. Ma inevitabilmente così succederà che canale oramai è morto. Poi la settimana dopo sarà lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Se voi ci pensate attentamente, in 2 settimane io pubblicherò un video. Guarda caso, le serie principali del canale che vi ho elencato prima sono proprio 7. E quindi... così ragazzi si cambiano, ogni settimana sarà qualcosa di diverso. C'è un ordine anche qui. Allora, la prima e la seconda settimana vanno praticamente insieme. La terza settimana, in quella settimana ci saranno la quarta settimana del mese e boh. Però ragazzi, però il mese successivo, quindi la quinta settimana, si ricomincerà da capo, quindi ci sarà Allora ragazzi, quindi tenetevi forte anche qui, perché ci saranno cose veramente incredibili. Allora, ogni serie è divisa in altre sottoserie. Quindi SFM è divisa in altre sottoserie. Quindi SCP è divisa in altre sottoserie. Quindi Gmod è divisa in altre sottoserie. Quindi FNAF è divisa in altre sottoserie. Tutto insomma. Ovviamente. E pensavo che per questa serie potreste lasciare un commento nei commenti per dirmi su quale momento fare un vlog la prossima settimana, cioè ogni 2 settimane. Oh, avete capito insomma. Ok, io magari dico: oh boh, questo argomento bello è stato scritto da Grazia. E poi faccio un vlog su quel momento. Parlando di creepypasta, però, ragazzi, la serie delle creepypasta
sarà una creepypasta delle più importanti per il canale. La serie delle creepypasta, difatti, avrà le creepypasta normali, le creepypasta di FNAF normali, e anche qua le parodie delle creepypasta normali di FNAF. Ma dovrete un po' aspettare per ciò che ho appena detto. Adesso, adesso che ho spiegato tutto, spero che la situazione sia più chiara. A questo punto vi direi che questo era tutto quello che potevo fare per questo video e noi ci rivedremo sicuramente nel prossimo video.